passaggio con un proiettile velenoso e angolato la Croazia. Parte ancora l'immagine di Ciorluca col turbante, si è ostacolato qui con Vida. Blasil mette dentro, colpo di testa di Vida e poi la girata di Krejci con la parata a terra di Subasic. Fatto attenzione alla possibilità per Rakitic! Rakitic per il 2-0 che potrebbe chiudere la partita. 2-0 Croazia. Ancora Brozovic, sta arrivando Rakitic e invece Mandžukić sulla deviazione di Kader Habek a sfiorare il 3-0. L'esterno di Rosicki, il colpo di testa e il gol del 2-1. La firma a sorpresa del nuovo entrato Skoda ed è 2-1, la Repubblica Ceca torna in partita. Rakitic, la possibilità per Brozovic che va a calciare con deviazione, palla dentro e Nesid viene anticipato da Ciorluca. C'è l'intervento dell'arbitro, cartellino giallo e calcio di rigore. Parte Nesid, 2-2, ha pareggiato la Repubblica Ceca. Finisce 2-2, è successo di tutto a Saint-Étienne, una partita che sembrava vinta dalla Croazia.